Una presenza di prestigio oggi per la SBA, Carton Myers, talent scout, oggi indimenticato giocatore. Che cosa rappresenta, Presidente, questa visita? Beh, innanzitutto come cittadino sicuramente un onore, magari anche se non tutti conosceranno magari la pallacanestro, ma sicuramente Carton Myers è conosciuto in tutto il mondo, quindi è uno dei pochi giocatori italiani che ha potuto vincere un campionato europeo. Quindi, questo è un onore. In più, ovviamente, come presidente dell'unica società cestistica della città, è un doppio onore perché, insomma, di norma qua non è che girano giocatori di questo calibro o ex giocatori di questo calibro. Quindi è un piacere averlo ad Arezzo. Ovviamente questo è tutto dovuto all'amicizia che lo lega con Umberto Vezzosi, che è il nostro capo allenatore, con il quale poi avranno i loro accordi sicuramente per qualche ragazzo, per qualche adesso lui si occupa proprio di questo, quindi viene un po', va in tutta Italia a vedere un po' quelle che sono le realtà dei giovani talenti. Noi abbiamo scelto ormai da tempo la strada di investire un po' tutto sul settore giovanile. Ovviamente questo ci fa ben molto piacere, perché vuol dire che questa è la strada giusta. Il fatto che ci sia da noi Carton è una testimonianza che forse è la strada giusta. Oggi Carton fa diverse cose, tra cui seguire i giovani un po' in tutta Italia. Tentiamo di mettere a disposizione quella che è la nostra esperienza pratica, vissuta. Finché nelle massime serie giocheranno tantissimi stranieri, contro i quali ovviamente non ho nulla, anzi alcuni sono anche utili, bravi, al fine di migliorare anche quello che è il nostro prodotto italiano, però finché come dire, non riusciranno a trovare spazio gli italiani, o non gli si darà spazio, sarà un problema.